faccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Ma Maxi Mill che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mill su YouTube. Trovi di tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo outfit. Oggi vedremo come realizzare questo completo, è abbastanza semplice da realizzare, non è niente di difficile e passiamo subito a vedere come dobbiamo realizzare questo completo. Allora, questo tipo di completo si può fare con qualunque tuta di questo tipo, quindi potrete scegliere il pantalone, non solo giallo, magari lo potete scegliere verde, nero o come cazzo vi pare di più a voi, insomma come piace di più. Io in questo caso, per fare il completo che avete appena visto, sceglierò la tuta da biker gialla. Allora, a questo punto, una volta scelta la tuta da biker gialla, che cosa dovete fare? Dovete schiacciare il tasto touchpad e dovrete andare alla voce che vi permetterà di modificare il personaggio. Dovrete pagare 100.000 e dovrete, diciamo, poter modificare il personaggio. Quando sarete nella modifica del personaggio, che cosa dovete fare? Dovete semplicemente mettere la maglietta crew, quindi dovete far parte per forza di una crew, altrimenti non vi metterà la maglietta crew, e sceglierete il colore che vorrete. Potete scegliere vari colori, ricordate sempre che sarà una maglietta che avrà una piccola parte di colore secondario del colore grigio, come nel mio caso il verde è il mio colore grigio, insomma, come state vedendo. A questo punto uscite, salvate il tutto e andate a, ovviamente, salvare il pantalone che avete appena fatto, ovviamente solo il pezzo sotto, diciamo. Quindi una volta salvato il pezzo sotto, passate al resto del completo, mettete dei guanti, dei bracciali, adesso andiamo a vedere, mettete dei guanti neri, insomma a vostro gusto ragazzi. Questo è veramente un completo semplice, diciamo che di particolare ha solamente il pantalone, che avrete questo pantalone giallo, diciamo molto particolare, o colorato come volete voi, sempre molto particolare. Io vado a mettere dei bracciali con dei guanti da motociclista, insomma, e andrò a mettere un giubbotto antiproiettile, ragazzi. Allora, badate bene, la parte superiore non si può modificare, questo ve lo dico in anticipo, non potete modificarla e quindi potete solamente mettere un giubbotto antiproiettile, un paracadute e qualche altra cazzata, insomma. Adesso andiamo a vedere cosa noi metteremo, ragazzi. Questo glitch di poter spezzare le tute, diciamo di poter mettere solamente il pantalone inferiore, funziona con tutti i completi integrali, con tutti quanti i completi. Cioè, integrali che cosa intendo? Nel senso, tute da lavoro, tute da biker, completi da pilota, insomma tutti quanti i completi si possono smezzare, diciamo. Quindi a questo punto ragazzi andiamo a salvare il completo, mettiamo anche il paracadute, adesso andremo a mettere la maschera e un casco, il casco da motociclista che abbiamo visto all'inizio, insomma. È abbastanza semplice il tutto da fare, quindi non è niente di difficile, il completo risulterà veramente una cazzata farlo. Io ragazzi metto questa maschera perché è quella che mi piace di più, è quella che si abbina molto con il resto del completo. Poi vado a mettere un paracadute della Germania che ha queste cinte gialle, però non so, magari ce ne sono altri anche che hanno cinte gialle, imbracatura gialla davanti, e potrebbero andare bene, però a me piace molto questo della Germania, ragazzi. Quindi vado a mettere questo della Germania. Io vi sto facendo vedere quali sono quelli che hanno le, diciamo, le imbracature gialle, però non ce ne sono molti.
Una volta fatto ciò, andiamo a salvare il tutto, salviamo la maschera con il paracadute, insomma salviamo il nostro completo, e a questo punto dobbiamo mettere il casco da motociclista. Ragazzi, per mettere il casco da motociclista su questa maschera è sempre il solito glitch che adesso andiamo a vedere. Prendete un'auto fuori, dovete trovare un'auto di strada qualunque, non c'è bisogno di prendere chissà che auto, e vi mettete diciamo vicino alla portiera, ragazzi, e andate, fate gli stessi passi che sto facendo io, andate in paracadute prima di mettervi nella, ovviamente nell'auto dovrete selezionare il casco che volete come dire mettere su questo completo. Io in questo caso metto il casco da motociclista, quindi che cosa succede, ragazzi, che metterò il casco da motociclista su un completo qualunque, giusto per tenerlo sulla testa, tanto per fare qualcosa. No, non è vero, ragazzi, lo vado a mettere su un altro completo, però comunque che non me lo andrà a salvare, quindi vado a mettere questo casco su un altro completo, dopodiché lo trasferisco dal completo in cui ce l'avevo al completo a cui voglio. Quindi mi metto paracadute, seleziono il completo in cui voglio trasferire il casco, salgo in macchina ed ecco qui il gioco è fatto, ragazzi. Spero di essermi spiegato bene nello spiegare questo outfit, anche se non è molto difficile. Detto questo, vi lascio un saluto e al prossimo video. Ciao a tutti!